Si è svolta alla sala preconsigliare una conferenza stampa in seguito al convegno multidisciplinare sul problema dell'amianto in Italia e Ravenna. Cosa si è riscontrato dal convegno di un anno fa sull'amianto? Dunque, si sono riscontrate diverse cose. Intanto si è messo a punto il tema della correlazione tra amianto e una serie di patologie dell'uomo, alcune delle quali con caratteristiche relativamente benigne, altre francamente maligne. Quindi questo è un dato di fatto ormai scontato. È emerso anche il fatto che da statistiche, siccome c'è un lunghissimo periodo, quello che intercorre tra l'esposizione e la comparsa delle malattie, si prevede che in Italia il massimo della incidenza delle malattie legate all'amianto sarà intorno al 2020-2025. Quindi da qui al 2025 dobbiamo aspettarci un aumento delle malattie. Si è alla fine anche fatto il punto su come bisogna decontaminare tutta la zona. Ci sono zone che sono ancora, in cui ancora l'Eternit è presente, in campagna ce n'è tantissimo ancora. L'idea vincitrice è quella di sostituire i tetti di Eternit con pannelli fotovoltaici. L'amianto è un problema complesso di carattere ambientale, sanitario e giuridico e più che delle parole richiede degli atti concreti, cioè di passare dalle parole ai fatti. E su questo versante invece c'è da restare abbastanza insoddisfatti, ecco, perché rispetto allo scorso anno non ci sono stati molti mutamenti sul piano operativo. I riconoscimenti per i lavoratori dei diritti previdenziali vanno a rilento, non si applicano le leggi in vigore, processi penali non sono avviati a conclusione e le bonifiche mi pare che non sono neanche esse destinate a conclusione. Quindi c'è una situazione molto carente dal punto di vista operativo, dal punto di vista applicativo. Ed è questo il fronte su cui noi dobbiamo lavorare, far seguire i fatti alle parole. Quindi lei crede che questo qui sia un problema che viene sottovalutato? Beh, tutti i problemi che riguardano la salute dei lavoratori e che riguardano l'attuazione dei diritti dei lavoratori sono sempre, come dire, in pericolo di essere svuotati quando bisogna passare dalle leggi scritte ai fatti, dalle parole ai fatti. E la storia ci insegna questo, la storia dell'amianto è una storia di omissioni, omissioni proprio di misure di protezione che pure le norme doverosamente prevedevano fin da anni risalenti. Un'ultima domanda, per quanto riguarda la città di Ravenna, in che rapporti è con l'amianto, perlomeno quanto è influenzata dal fattore amianto? Beh, è un rapporto diciamo di tipo conflittuale, perché Ravenna, polo industriale, polo nautico e quindi tutta l'attività portuale sono attività in cui l'amianto è particolarmente presente. E quindi ecco perché stiamo cercando di portare avanti questo discorso, che è partito l'anno scorso con il convegno, ma che non si esaurisce con la pubblicazione degli atti, ma come sentirete andiamo avanti con progetti di ricerca. Ravenna è gravemente esposta a questa questione perché ha riscontrato, secondo dati ufficiali dell'INAIL, centinaia di vittime. C'è una situazione ambientale pericolosa che va monitorata. Abbiamo necessità di effettuare una sorveglianza sanitaria delle migliaia di persone che sono state esposte. E quindi c'è anche un problema notevole di processi che devono essere avviati a conclusione. Tutto corre quindi a Ravenna, meno che far diventare invisibile il problema amianto. Michael Tosti per Ravenna Web TV.